Il futuro dei Wessex all'interno della monarchia rimane poco chiaro, poiché un esperto reale ha affermato che il loro è un punto interrogativo sui loro ruoli all'interno di The Firm. Nonostante siano le domande preferite della regina, sono state sollevate domande su Sophie, la contessa di Wessex, e il futuro del principe Edoardo all'interno della monarchia. Hanno un grande punto interrogativo sui loro imminenti ruoli all'interno della famiglia reale, ha affermato un esperto reale. Nonostante Sophie si sia guadagnata il titolo di preferita della regina, e il principe Edoardo sia stato suggerito di diventare il prossimo duca di Edimburgo una volta che il fratello maggiore, il principe Carlo, sarà salito al trono, molte cose rimangono indecise. Mentre la coppia cresce in popolarità, sotto il regno di Carlo, i tempi a venire non sono chiari, e gli esperti reali hanno discusso proprio di questo. Parlando dell'ultimo episodio del Royal Roundup del Daily Express, il corrispondente reale Richard Palmer ha commentato il destino del conte e della contessa di Wessex all'interno di The Firm. Il signor Palmer ha detto al conduttore Pandora Fawcett: l'altro grande punto interrogativo è su Edward e Sophie. Molte persone avevano pensato che avrebbero avuto un ruolo, affermò che, secondo una fonte reale, si presumeva che non ci sarebbe stato alcun ruolo per nessuno dei membri non lavoratori della famiglia reale sotto il re Carlo. Ha aggiunto che questo includerebbe la principessa Anne. Ma il signor Palmer ha suggerito che i ruoli dipendono dai tempi, parlando del principe Edoardo e di Sophie che si sono sposati il 19 giugno 1999. Il signor Palmer ha poi continuato a dire, quando si sono sposati, è stato chiarito che l'intenzione della regina era che Edoardo ereditasse il titolo di duca di Edimburgo, dopo la morte di suo padre. Tuttavia, ha aggiunto che quel titolo è tornato alla corona, credo. Non è affatto certo cosa accadrà, ha concluso.